Se hai ricevuto una diagnosi di tumore e ti senti confusa e priva di stimoli, oppure non riesci più ad essere positiva come prima e la paura e la confusione prendono gran parte della tua giornata, sappi che ciò che stai provando lo comprendo molto bene perché l'ho vissuto sulla mia pelle. La malattia rischia di invadere tutta la nostra vita, trasforma le relazioni, il lavoro, il comportamento con te stessa e con gli altri. La donna che si sente vittima di questo evento rischia di reiterare una sofferenza mentale ed emotiva che non fa altro che amplificare il dolore corporeo. Non riesce più ad essere propositiva e a fare progetti sul futuro, a stare serena con se stessa e con gli altri. E così facendo rischia di danneggiare davvero il rapporto con i figli, con il partner, con i genitori, con i colleghi, con tutte le persone che la circondano. Il disagio mentale ed emotivo, fra l'altro, amplifica la possibilità di riammalarsi. Da anni seguo donne che attraversano la difficile esperienza con la malattia e da anni metto in pratica un metodo scientificamente validato e testato che lavora su autostima, dialogo interiore, e che con tecniche mentali ed emotive migliora fin da subito la relazione con se stessa e con gli altri. Ho superato e affrontato due cancri e poi ho messo a servizio altrui il mio metodo di coaching oncologico affinché più donne possibili possano gestire in maniera molto più efficace la malattia e tutta la loro nuova vita.